Rifai la domanda. Allora, cominciamo alle tue condizioni fisiche, come stai? Io sto bene adesso, ho avuto questo infortunio fatto i primi di dicembre, ho avuto una distorsione alla caviglia, doveva essere curata presto, invece è stata curata male. L'ho tirata avanti fino ai primi di gennaio, ancora non potevo allenarmi, però adesso sono 2 settimane che già sto bene, non ho più problemi. Senti, una nuova avventura a Catanzaro, immagino anche stimolante. Come mai hai deciso di venire a Catanzaro? Cosa ti è mancato magari a Carrara, insomma quello che non ha funzionato lì a Carrara? No, non è mancato niente a Carrara, però avevo questa mezza idea magari di andarmene via. Al fine lì ho giocato, comunque mi sono trovato bene. Però avevo questa idea di andarmene, ho sentito il direttore, la proposta era perfetta, insomma Catanzaro si sa, ormai è diventata una piazza importante, il tifo è importante, la società è stabile, una squadra competitiva, quindi era tutto perfetto per venire qua. Senti, parlaci un po' di te, che caratteristiche hai, dove ti piace giocare di più, comunque del modulo utilizzato dal mister, comunque torna di difesa 3. Ma io sono difensore centrale, posso adattarmi terzo di difesa o terzino, comunque tutta la difesa, ho sempre fatto praticamente tutti i ruoli. E niente, caratteristiche sono quelle che gioco fisico, gioco di testa e vabbè, queste principalmente sono le caratteristiche che ho. Ora arriva questa partita di Lecce, come va affrontata secondo te, quali possono essere le vostre qualità da mettere in campo in una partita comunque proibitiva sulla carta, ma che penso il Catanzaro vada lì per quantomeno per ottenere un risultato positivo? Ma quello è praticamente tutte le partite, andiamo per vincere. Ho visto ormai, son qua da poco, ma la mentalità è questa, quella di essere competitivi, di andare a vincere tutte le partite, quindi basta avere la testa giusta, allenarsi bene in settimana, andiamo là che siamo più che pronti, insomma. Che impressione ne ricavate dal Catanzaro, dai tuoi compagni, dal gruppo, da quel poco che hai visto, insomma sei qua da poco, quindi. Però che impressione ne hai ritrovato? No, l'impressione è positiva, i compagni mi hanno aiutato fin dall'inizio, sapevano della mia condizione fisica, però sono tutti disponibili, dallo staff ai compagni di squadra, quindi mi sono trovato molto bene. E dal punto di vista tecnico, hai visto giocare la squadra domenica scorsa, dimmi un po' cosa ne pensi? No, penso bene, la partita è andata bene. Ho visto un bel gioco, la squadra sa come muoversi, i movimenti, poi il gioco che vuole il mister è un bel gioco di, oltre che tattico, anche fisico, di corse, quindi direi che giocando così si va molto avanti, insomma. Senti, tu conosci questo girone, l'hai già fatto, no? Con Melfi, se non ricordo male, sai che è un girone particolarmente complicato, molto agonisticamente, molto spinto, in cui ci sono grandi squadre, una di queste la incontrerete domenica prossima. Cosa credi che possa, dove credi possa arrivare questo Catanzaro così come è strutturato in questa stagione? Ma della domanda di prima che mi hai detto perché ho scelto Catanzaro, soprattutto anche per questo girone, perché comunque il girone è bello da fare, forse il migliore tra quelli che ci sono, per le piazze che ci sono, e quindi le squadre sono forti, sono competitive, il Catanzaro penso che di questo passo può arrivare molto in alto. La tua formula contrattuale è tale per cui insomma, l'anno prossimo ti dovrai meritare una riconferma, se non sbaglio c'è un'opzione per il prossimo anno, no? No, io sono in prestito all'Atalanta, sì, sì, fatto 6 mesi. Ma prestito secco? Quindi. Prestito, sì. Poi vediamo come va, insomma. Se mi trovo bene tutto quanto posso pensare anche di rimanere, insomma. Cioè insomma in questi 5 mesi quindi ti giochi molto, immagino. Mi gioco abbastanza, sì. Speriamo vada bene. Va bene, grazie. A posto.